RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'Acqua Viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Cari fratelli, cari amici ascoltatori, ben ritrovati a una nuova puntata del nostro programma Fiumi d'Acqua Viva, in onda tutti i venerdì alle ore 18:30, dove stiamo parlando dell'importanza delle Sacre Scritture per poter avere accesso al Regno dei Cieli. Non stiamo trattando argomenti religiosi, non stiamo parlando del cristianesimo, ma stiamo andando oltre a ciò che la Scrittura ci mostra come il Regno dei Cieli. Che vi saluta come sempre il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Sono in compagnia questo programma, questo venerdì, di un collaboratore del nostro ministero, tra l'altro mio padre, il fratello Orazio. Sì, vi saluto pure a voi in questa serata. Sì, oggi avremo un contenuto molto molto profondo, molto interessante, dove vedremo la vittoria del nostro Signore Gesù Cristo e la vittoria che ha dato pure a tutti noi attraverso la fede. Ma prima di iniziare vorrei condividere con voi i numeri telefonici. Se volete contattarci potete farlo allo 0932 944 6 21, 0932 944 6 21, questo è il telefono della RTM, oppure al mio cellulare anche attraverso WhatsApp 347 76 53 816. Ripeto, 347 76 53 816. Perfetto, detto questo entriamo nel contenuto del nostro programma d'oggi, dove stiamo vedendo Matteo capitolo 4. Sì, abbiamo visto una prova molto grande che ha avuto il nostro Signore Gesù Cristo, che ha dovuto, ecco, essere tentato dal principe di questo mondo, del Dio, dice l'apostolo San Paolo ai Corinzi, di questo mondo, Satana, il diavolo, perché il proposito suo era in qualche modo fermare la vita, il ministero e l'opera, sì, del nostro Signore Gesù Cristo. Allora dice che per tre volte lo ha tentato. Siamo in Matteo capitolo 4. L'ultima tentazione la troviamo nel versetto 8. Dice: di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: io ti darò tutte queste cose se postrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo, come c'è scritto in Deuteronomio 6:13. Allora troviamo nel versetto 11 che il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano al Signore Gesù Cristo. Perciò io stavo pensando oggi, mi metteva il Signore nel cuore, dico: Gesù ha vinto, hai vinto pure tu? Cioè, la domanda è questa: lui ha vinto, sì? Non si è fermato, non è caduto in una provocazione, in una seduzione, in una tentazione, in una proposta di banalità. Lui ha vinto. Tu hai vinto o credi che puoi vincere? Perché è personale, alla fine siamo noi a scegliere, siamo noi che decidiamo se ci manteniamo fermi su ciò che abbiamo udito, ciò che noi leggiamo nella parola, oppure in diverse circostanze uno lascia perdere. Il punto è questo: siccome noi qua stiamo parlando del Regno dei Cieli, sì? Stiamo parlando della vita eterna, stiamo parlando del modo, secondo la parola, secondo le Sacre Scritture, che Dio ha stabilito per darci a noi ingresso al Regno dei Cieli. Allora, che ci insegna questa storia di Matteo capitolo 4?
que Gesù era fermo su ciò che è scritto, cioè lui era sicuro, era determinato a fare la perfetta volontà del Padre. En un momento subentra questo essere che non si presentò sicuramente come un essere orrendo, malefico, oscuro, disgustoso, si presentò come un manager probabilmente, come un uomo ricco, come un uomo esitoso. E lei ha detto: guarda, io ho avuto esito, cioè io ho avuto esito, a me mi è andata bene, se tu vieni con me, lascia il ministero, che devi morire nella croce, sulla croce, no, lascia stare, vieni, prendi questa corciatoia e tutto ciò che tu desideri, umanamente parlando, anche gloria, io sono disposto a dartelo, guarda. Guarda quante cose dispongo, quante cose ho ricevuto. Sì? Allora Gesù non ha operato nell'aspetto naturale, cioè non ha accettato vedere la vita secondo la prospettiva umana, materiale, tangibile, ma a fare la volontà del Padre. E come? Attraverso la parola di Dio. In un momento Gesù molto provato, molto presato dalle circostanze, perché dobbiamo ricordare che erano 40 giorni che Gesù era in digiuno, sì? In una estrema debolezza, perché Gesù ha avuto anche un aspetto umano, ed essendo il figlio di Dio, ed essendo la parola di Dio, il verbo di vita, aveva un aspetto umano. Infatti fu il primogenito figlio di Maria. Perciò vediamo che Gesù ha avuto un aspetto umano, e è proprio lì dove il nemico gli diceva: guarda, cioè non vale la pena approfondire tanto, non vale la pena fare questo percorso, ci sono altre alternative molto leggere, molto, alla fine poi, sai, Dio ti farà entrare lo stesso, non ti preoccupare, perché devi essere così radicale? Però Gesù voleva andare fino in fondo. Gesù sapeva che doveva svolgere un ministero per il Padre, stava rimettendo tutto, stava investendo tutto, non stava vedendo niente, però alla fine lui era sicuro che stava facendo la sua, la perfetta volontà del Padre che lo aveva mandato. E gli ha detto a Satana: guarda, vattene diavolo, perché io voglio fare la volontà del Padre mio. Ha detto allora il versetto 11, siamo in Matteo capitolo 4, versetto 11, allora il diavolo lo lasciò. In un momento, quando uno è fermo, è determinato, sì? Si affida alla parola, in un momento il diavolo non potrà più resistere, perché questo è praticamente, fratelli, amici, amati, è come un braccio di ferro. Questo è un braccio di ferro, il più forte, chi resiste, chi è determinato, vince. E qua Gesù sembrava che non aveva tante possibilità di fronte a questo essere malvagio, invece ha vinto e non ha perso il proposito. Il punto è questo: se voi oggi state ascoltando la parola, Dio vi sta chiamando, Dio vi sta parlando chiaramente, non perdete, non dovete perdere assolutamente l'opportunità, sì? L'invito a fare parte del suo regno, perché la vita si presenta molto, sapete, viviamo in un mondo, in un sistema, in un tempo dove tutto fa, tutto è stato disegnato per rendere la vita della persona più facile. Nessuno si vuole sacrificare, nessuno si vuole alzare presto, nessuno vuole veramente lavorare tanto, si cerca tutto di, ecco, del proprio beneficio, di fare poco e guadagnare tanto. Questo è il sistema è disegnato così. Guarda, cosa vuoi? Quanto vuoi pagare di fattura? Quanto ti piacerebbe pagare? Stabilisce tu il prezzo, no? Cioè, tutto cercare di centrare, ossia di girare tutte le cose attorno alla persona. Però noi sappiamo che non è così, c'è un percorso, questo percorso è in salita, sì? Però alla fine il risultato è il regno dei cieli. Allora, il nostro consiglio per voi, come Ministero Fonte di Vita, attraverso questo programma, Fiumi d'Acqua Viva, è: credete alla scrittura, sì? Fidatevi di ciò che è scritto, e anche della testimonianza nostra, che siamo persone che viviamo questa fede, e avrete come risultato il dono della vita eterna. Ma c'è un percorso, c'è una volontà che uno deve mettere e che Dio sta aspettando vedere di noi. Fratello Orazio. Sì, noi sappiamo che la salvezza ha
arriba, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo che il diavolo, utilizzando la parola, ha voluto, come parlavamo recién, adesso, distruggere la volontà del Padre, la volontà di Cristo di fare suo ministerio. Così il diavolo fa sempre, sempre lo mismo. La persona utilizza la parola per scoraggiare la gente che lascia la via del Signore, la fede. Perché per quello sta lui, perché lui sa che attraverso Gesù Cristo e la fede abbiamo la vita eterna. Amen. Per questo abbiamo bisogno di fede e abbiamo bisogno anche di ascoltare e di vedere persone che vivono questa fede. Allora, noi siamo testimoni che questo esiste, che è vero, che esiste il regno dei cieli, che c'è la vita eterna, ma l'unico modo di poter concretizzare, poter fare parte e di essere lontano di tutto ciò che ha a che vedere con il male, con magari con la religiosità, è allinearsi alla scrittura, alla parola di Dio. Per questo noi in questi programmi Fiumi d'Acqua Viva abbiamo questo compito e ci teniamo tanto di mostrarvi alla luce della parola qual è la perfetta volontà di Dio. Ma una cosa è chiara, sì? Una cosa è chiara, bisogna uno, sì, volontariamente determinare, sì? Uno si deve determinare di fare la sua volontà. Di questo si tratta. Noi adesso ci fermiamo un attimino, torniamo subito. Grazie.
siamo tornati al nostro programma Dolci Fiumi d'Acqua Viva, dove vi stiamo raccontando, vi stiamo mostrando la scrittura, ma vi stiamo raccontando anche la nostra esperienza di vita, di fede, di ciò che noi abbiamo ricevuto per pura grazia. Questo non è per opere, la salvezza non è per opere, è per grazia, ma la grazia viene attraverso Gesù Cristo, e Gesù Cristo è il Verbo, dice Giovanni capitolo 1, che si è fatto carne. E cos'è il Verbo? È la parola. Perciò se noi vogliamo accedere alla vita eterna, dobbiamo avere fede in tutto ciò che è scritto, in tutto ciò che è verità. Cosa intende la scrittura per verità? La somma della parola, secondo il Salmo 119-160. Allora, noi semplicemente vi stiamo dicendo che c'è il regno, esiste il regno dei cieli, esiste la vita eterna, esiste il perdono dei peccati, ma questo avviene attraverso la fede messa in Gesù Cristo, e tra l'altro è fondamentale il battesimo in acqua. Il battesimo in acqua, abbiamo visto, e dice Marco 16:16, che avrà creduto al Vangelo e sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà stato condannato. Perciò, lo che noi vi stiamo dicendo è che c'è un cielo meraviglioso, c'è una vita eterna, c'è un Dio e Padre che ci ama e che ha lavorato per risolvere un problema che umanamente è irrisolvibile. C'è il problema del peccato e della morte, non c'è modo di scampare di questo stato spirituale. È per questo motivo che il nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo ha dovuto incarnarsi, cioè nascere da donna, da una donna, come c'è scritto in Genesi capitolo 3 versetto 15, ha dovuto nascere di una donna, sì? Avere una vita simile alla nostra, morire sulla croce e al terzo giorno risuscitare, per poi mandarci lo Spirito Santo. Allora, quest'opera meravigliosa rimane, sono passati quasi 20 secoli, cioè quasi 2000 anni, e ancora si può accedere a questa grazia attraverso la fede in Gesù, sì? Attraverso di tutta la parola. E noi abbiamo questo compito, noi non siamo qui per parlare di aspetti religiosi o teologici, ma dimostrarvi che esiste la vita eterna, sì? Che non c'entra assolutamente nulla con le religioni, non c'entra assolutamente niente, sì? Con le tradizioni, con la filosofia, con le opere, ma ha a che vedere con una grazia gratuita. Ma per accedere a questa grazia bisogna avere fede nella meravigliosa parola di Dio. Di questo si tratta. E noi siamo qui proprio per questo. E siamo onorati. Stiamo compiendo nel mese di ottobre, con la grazia del Signore, 3 anni che siamo qui sulla RTM a condividere queste meravigliose notizie. Prima di fermarci e definire questa prima parte del nostro programma, io ho delle informazioni che mi piacerebbe condividere con tutti voi. Voglio ripetere i numeri telefonici. Il numero della radio RTM è lo 0932944621. 0932944621. Il mio cellulare, anche WhatsApp, 347-7653-816. 347-7653-816. Io sono il pastore Cristian. Se volete seguire in streaming, sì, potete seguire anche in streaming i programmi. L'indirizzo è www.radiortm.it. www.radiortm.it. Allora, appena voi accedete, sì, a questa pagina, subito a destra troverete lo streaming, no? Potete ascoltare in streaming i programmi. Oltre a questo, abbiamo noi un sito web. L'indirizzo è www.ccfontedivita.it. Ripeto, www.ccfontedivita.it. Lì ci sono tutte le nostre informazioni.
C'è l'indirizzo, c'è la cartina, c'è un po' la nostra storia, chi siamo, cosa crediamo, il nostro proposito e altro. Oltre al sito web abbiamo attraverso Facebook, l'indirizzo è My Italia Fonte di Vita. Ripeto, My Italia Fonte di Vita è una pagina che noi abbiamo in Facebook dove condividiamo tutta questa ricchezza di parola. Oltre Facebook abbiamo anche un canale su YouTube, sì, un canale molto molto fruttifero. L'indirizzo è CC Fonte di Vita. Ripeto, sempre in YouTube dovete fare la ricerca, dovete scrivere CC Fonte di Vita, tutto unito, minuscolo. Troverete una foto rotonda tipo tessera con alcune persone sedute, basta cliccare in quel riquadro fotografico e potrete ingressare al nostro canale in YouTube. Andando a video troverete quasi 2000 video che abbiamo caricato già dall'anno 2012. Un canale che conta al giorno d'oggi con più di 12.100 iscritti e più di 3.500.000 visualizzazioni. Perciò un canale molto utile in tutto il mondo. E a parte, oltre questo nostro canale, vogliamo darvi l'indirizzo del nostro ministero, della nostra congregazione, che si trova in via Licia numero 2 Ragusa. Sì, vicino alla Piazza Croce, vicino alle Masserie, sì, il centro commerciale delle Masserie. E tutte le domeniche alle ore 18:30 noi ci riuniamo per onorare e ringraziare il nostro Dio che ci ha salvato attraverso l'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò queste sono alcune delle informazioni. Vi aspettiamo, siamo una famiglia, siamo una casa. Centro Cristiano Fonte di Vita non è proprio una chiesa, siamo una congregazione, ma noi interpretiamo la fede come lo leggiamo in Atti degli Apostoli, dove erano una famiglia, dove avevano tutto in comune, dove c'era fede, dove c'era amore, dove c'era condivisione, dove non c'erano bisognosi, perché si cercava di assicurare un minimo indispensabile per tutti i fratelli, no? Di questo si tratta, la scrittura è la stessa, Dio non ha cambiato, la parola rimane in eterno. Perciò, secondo ciò che noi abbiamo letto e abbiamo interpretato della lettura della parola, è così che noi facciamo. Perciò vi invitiamo, se volete, vi aspetto un miracolo, vi aspetto un abbraccio, vi aspetta una preghiera di fede e veramente il Signore fa miracoli. Basta leggere la Bibbia e voi vedrete le cose stupende, soprannaturali che sempre ha fatto il Signore. In un tempo, sì, dove non ci sono risposte, in un mondo egoista, in un mondo buio, in un mondo individualista, trovare una grande famiglia, come in questo caso è Fonte di Vita, che fa parte della grande famiglia della fede, è veramente una grandissima benedizione. Noi siamo a Ragusa tutte le domeniche alle ore 18:30 per voi, gratuitamente, non c'è nessun ingresso da pagare, è gratis. Venite, ascoltate, valutate e vi posso garantire che se trovate questa fonte di vita, questo fiume d'acqua viva, veramente non farete nessun'altra ricerca. Noi ci fermiamo un attimino adesso, diamo spazio alla regia per la pubblicità, torniamo subito, grazie.